Un saluto a tutti i tifosi della PMS. Questa settimana l'appuntamento con la lavagna tecnica cambia un po'. In vista dei playoff, ci troviamo nella sala riunioni dell'impianto sportivo Einaudi e faremo la lavagna tecnica utilizzando sia il video che una vera e propria lavagna. Per parlare di Treviglio, ho deciso di prendere in considerazione un giocatore loro molto rappresentativo che è Tommaso Marino. E quindi andiamo a vedere come Treviglio utilizza Marino, quali sono le sue caratteristiche peculiari e cosa fa il suo allenatore per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Quindi, guardiamo il video. Sicuramente la prima caratteristica di Marino sono le transizioni, quindi la capacità di correre, di spingere in contropiede e di far giocare la squadra ad un ritmo elevato. In alcune clip, questa della nostra gara di ritorno, vedete la sua abilità nell'attaccare l'area, nel costringere la difesa a chiudere la palla e da questo poi vantaggio nasce un tiro piedi per terra. Qui ancora, subito un pick and roll che gli viene portato in transizione. E uno scarico da cui nasce questo canestro. Se parliamo di Marino, non possiamo non parlare di pick and roll, che è sicuramente la collaborazione che lui predilige e in cui è molto bravo. Vediamo allora due situazioni che Treviglio utilizza per attivare Marino nelle situazioni di pick and roll. La prima, gioco testa, un pick and roll centrale. Vediamo il lungo che subito corre per portare un pick and roll nella zona centrale del campo e qui vediamo la bravura di Marino se prende velocità ad attaccare anche opposto al blocco di andare fino al ferro e diventa infermabile. Qui ancora attacca sul pick and roll, cerca un passaggio che nasce dal vantaggio avuto qui e qui l'azione si sviluppa, sono molto bravi a mantenere il vantaggio preso per un canestro fino in fondo. Ora l'altra situazione, chiamata L, una situazione di pick and roll laterale. Passaggio dopo questo consegnato, il pick and roll che avviene appunto sulla fascia laterale del campo. E qui vediamo la sua bravura nel penetrare e nello scaricare la palla a borra per un canestro facile. Qui ancora invece la sua capacità nell'attaccare e nel cercare i compagni sul perimetro, creando dei tiri piedi per terra. Vediamo adesso alla lavagna le due situazioni che abbiamo analizzato prima al video di pick and roll. La prima è il gioco che Treviglio chiama a testa ed è, come abbiamo detto prima, un pick and roll centrale. Questa è la spaziatura che loro utilizzano sul campo col playmaker nella fascia centrale del campo, il numero 5 che viene a portare un blocco, il secondo lungo in questa zona del campo e i due esterni larghi. Abbiamo visto come Marino attacca sul blocco ed è molto pericoloso in questa situazione, soprattutto se va opposto per andare direttamente al ferro, oppure abbiamo visto come su questa situazione sfruttano un roll corto del lungo dove da questa distanza Borra ma anche Zanella sono abili tiratori, oppure come l'azione può proseguire con un passaggio consegnato tra questi giocatori e questo giocatore che attacca sullo sviluppo della situazione di pick and roll centrale. Vediamo invece la seconda situazione che è il gioco L, che è un pick and roll laterale. Gli esterni negli angoli, vediamo Marino nella fascia centrale, il lungo che esce, diciamo, da questo lato, passaggio per un dai e segui. A questo punto la palla ritorna nelle mani di Marino, il numero 5 qui viene a fare un blocco in allontanamento per il numero 4 con l'idea di creare un ritardo in questa situazione, per poi proseguire a giocare la situazione di pick and roll, dove abbiamo visto che se Marino prende il centro è molto bravo poi a cercare il lungo che va dentro o tutti gli altri giocatori sulle sponde. Chiudiamo
chiudiamo con quella che è la chiave di questa partita, la prima partita di una serie playoff, e come in tutti i playoff le partite si vincono se si difende, per cui la nostra attenzione difensiva sui particolari che abbiamo visto al video sulla lavagna e su tutte le altre cose che Treviglio fa per gli altri giocatori che compongono la squadra, la concentrazione su tutti questi aspetti farà la partita.